Fedeli ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, siamo in diretta 22.05 in questo momento in studio Massimo Bonella da Venezia dalla testata giornalistica di Pianeta Oggi TV, alla regia centrale a Treviso abbiamo Rosario Moreno e a Modena abbiamo invece Ugo Moreno, che mi fa piacere sentirlo anche perché capisco che è stato ripristinato un po' il tutto dopo quel violentissimo temporale che ha mandato in tilt la nostra regia da Modena. E questa sera abbiamo nuovamente di turno Ugo Moreno, che saluto. E dunque, benvenuti a Osservatorio Antimafia, il nostro approfondimento giornalistico settimanale ogni mercoledì alle ore 22. Il sottoscritto è sempre in sostituzione, oramai per un tempo indeterminato, ai nostri due colleghi ed amici Ugo Lombardi ed Antonella Intranò. Adesso vedremo dunque se a fine mese ci saranno dei cambiamenti, vediamo un po' di ripristinare con ospiti, collegamenti, eccetera, anche ospiti in studio se è il caso, e quindi di rilanciare alla grande questo programma che so che molto sappiamo noi della redazione di Pianeta Oggi TV e di Radio Serie TV che è molto ascoltato. Allora, intanto noi facciamo la rassegna stampa della testata Antimafia 2000, vi diamo un po' lumi su tutti quegli articoli che ci sono e che potete trovare nella homepage. Molto importanti, ve lo posso garantire. Ecco, sì, qui c'è un giornalismo d'inchiesta, di spessore, un giornalismo concreto nel vero senso del termine. Allora, io direi innanzitutto di zoomare l'attenzione su una novità che adesso diciamo è posta in primo piano nella homepage, che sarebbe diciamo la versione televisiva di Antimafia 2000, e cioè Antimafia 2000 TV. Quindi potete trovare i video, interviste e gli approfondimenti. Molto interessante questo, perché poi a sua volta questi filmati, queste interviste verranno ritrasmesse anche su Radio Science TV nella programmazione in streaming e altresì pubblicate sulla testata pianetaoggitv.net. Allora, taglio primo invece abbiamo la trattativa Stato-mafia. La trattativa Stato-mafia tira o non tira? Chiedere a Mario Orfeo di Saverio Lodato. Questo è un po' l'angolo, ecco, di un importante giornalista, Saverio Lodato, che scrive per Antimafia 2000. Poi andiamo, diciamo, più a sinistra nella home page, e iniziamo subito a darvi i titoli di questi articoli che sono in rotazione praticamente. Allora, iniziamo da Peppino Impastato sul despistaggio, una lotta che non si può fermare, di Aaron Pettinari. Poi Peppino Impastato, la voce denuncia contro la mafia, di Davide De Bari. Lo sfruttamento minorile, un crimine contro l'umanità, di Giorgio Bongiovanni. Su questo ci ritorniamo dopo. Quel senso della RAI per la trattativa, di Aaron Pettinari. Quindi, dopo la sentenza trattativa per non dimenticare, di Giorgio Bongiovanni, atto d'accusa di, adesso mi è sfuggito, comunque dopo ci ritorniamo sopra a questo importante articolo di Antimafia 2000, praticamente. Ecco, sta per arrivare adesso, quindi dicevo l'atto d'accusa di Agnese Borsellino, articolo scritto da Giorgio Bongiovanni, che è il direttore di Antimafia 2000. Poi andiamo a vedere gli altri articoli che sono posti al centro della homepage. Iniziamo con 9 maggio 2018 di Salvo Vitale. Poi a seguire Omicidio Moro, la criminalità servente. Il Ministero risponde sul caso Cutrò, quarto livello sufficiente, di Francesca Mondin. La sentenza di Palermo, e adesso i mandanti esterni delle stragi, di Giorgio Bongiovanni. Molto interessante questo articolo assolutamente, perché va a centrare. Poi abbiamo il killer di Mormile, educatore ucciso perché ha parlato dei rapporti tra i Papalia e i servizi, di Francesca Mondin. Poi andiamo nella rubrica Mafia News.
Dunque, iniziamo con fatta luce su un omicidio del 2014, ordinanza per 6, importante contributo dei collaboratori di giustizia a cura della testata giornalistica Antimafia 2000. Nuova condanna per l'ex colonnello De Donno di Antimafia 2000. De Rao, dietro le stragi c'è un livello occulto. Il procuratore nazionale antimafia, reati mafia e terrorismo siano imprescrittibili di Antimafia 2000. Parole, veramente parole, come si suol dire, sante queste. Siamo tutti d'accordo. Ora andiamo alla rubrica Terzo Millennio. Iniziamo subito con le stragi in Messico alla vigilia delle elezioni di Piero Innocenti. Poi ancora, Russia e USA non sono in guerra fredda, ma in pace calda. Da sputniknews.com. Kim Jong-un ha passato il confine tra le due Coree, ma i giochi sono ancora tutti da fare, di Giulietto Chiesa. Veniamo alle opinioni. 8 maggio 1992 muore buona parte del giornalismo antimafia libero di Sandra Rizza. Moro è impastato, due storie diverse, un destino comune. Peppino Vive di Riccardo Orioles. Ecco, venendo all'altro articolo, Moro è impastato, due storie diverse, un destino comune, è di Giuseppe Lumia. E poi andiamo alla categoria di Latua, Peppino impastato 40 anni dopo, il giornalista Baldo insieme contro le mafie di Andrea Braconi. Qui potete vedere anche un video. Poi ancora abbiamo presentazione del libro, quel terribile 92, Savona 11 maggio, venerdì 11 maggio alle ore 18:30 presso la libreria Feltrinelli in via Astengo 9/11R a Savona. E verrà quindi presentato il libro scritto da Rompettinari, quel terribile 92. Fra Rompettinari è stato ospite più volte anche nella nostra emittente Radio Science e anche nel programma Pianeta Oggi Report, che è il settimanale che va in onda anche sul circuito interregionale delle radio e televisioni terrestri. E dove andiamo adesso? Siamo diciamo a taglio medio-basso, alla categoria che si chiama Alternativa Pandora TV. Dunque, 100.000 euro per un nuovo giro intorno al sole tutti insieme. Questo è un po', diciamo, il titolo di questo editoriale di Giulietto Chiesa da Pandora TV. Quindi molto interessante anche qui da andare a vedere. Tra altre cose ricordo anche il sito internet di questa web TV che è pandoratv.it. Andiamo avanti, sempre un altro editoriale di Giulietto Chiesa, il punto, l'Occidente a pezzi, questo è il titolo dell'editoriale che ho appena menzionato. Poi ancora le tre scimmiette di Giulietto Chiesa, una minaccia incombe, il debito pubblico, ma quanti sanno come è fatto? Siamo davvero così spendaccioni? E da qui potete appunto entrare dentro e guardare il video. Dunque abbiamo poi sulla destra della homepage di Antimafia 2000 molti link interessanti da Megacip, Funima, Sidonia, produzioni televisive importantissime, molto belle, la trattativa, poi ancora Pablo Medina, la morte di un giusto, un nostro amico che è stato freddato praticamente in un agguato, a suo tempo ne abbiamo parlato moltissimo. E dunque, volevo adesso entrare nell'approfondimento. Intanto vi ricordo che questa è Radio Science TV, state ascoltando il programma Osservatorio Antimafia. Dunque, volevo arrivare, come si vuol dire, a quello che è l'approfondimento dopo la rassegna stampa. Allora, mi volevo soffermare su un articolo che inizialmente vi avevo anche già accennato, un articolo scritto da Giorgio Bongiovanni. Dal titolo Lo sfruttamento minorile, un crimine contro l'umanità. Il documentario di Pecoraro, delle Iene, una grande testimonianza di verità. Dunque, vediamo di fare un attimo una rapida
lettura perché merita tutta l'attenzione. Allora, lo sfruttamento minorile è un fenomeno che coinvolge i bambini di età compresa fra i 5 e i 16 anni in tutto il mondo. Paesi in via di sviluppo come la Colombia, il Pakistan, il Brasile o l'India sono tra le aree principalmente interessate da questo fenomeno, ma neanche gli Stati Uniti e l'Europa sono esclusi da esso. Ieri, durante la trasmissione delle Iene, è andato in onda il servizio di Gaetano Pecoraro che ci ha mostrato il dramma dei bambini minatori impegnati nell'estrazione della mica, un minerale quasi sconosciuto ma che utilizziamo tutti quanti ogni giorno. Infatti è presente nei nostri elettrodomestici, nella vernice delle nostre auto, nel dentifricio addirittura e soprattutto nei cosmetici femminili. Pecoraro ha mostrato gli affari delle grandi multinazionali che, nonostante nello stato indiano estrarre questa mica in Bihar e in Jharkhand è illegale, proseguono le loro attività lavorando nelle miniere senza i permessi. Ed ha anche dimostrato che esiste un'alternativa all'uso della mica. Certo che quello delle multinazionali sui bambini è uno sfruttamento nefasto, che a ben vedere, diciamo così, che a ben vedere raffigura la mafia peggiore del mondo. Violenze e soprusi che evidenziano come ogni sentimento umano sia scomparso in chi li mette in atto. Per queste persone conta solo il profitto ed è questa la sconfitta più grande dell'uomo contro se stesso, un vero e proprio crimine contro l'umanità. La colpa più grande però è nostra, quella dei popoli ritenuti civilizzati, divenuti ormai rappresentanti di una storia, di una sorta di razza ariana che pur di mantenere il proprio livello di benessere e stile di vita, è disposto a schiavizzare il mondo. E quella che abbiamo davanti ai nostri occhi è l'immagine di un nuovo olocausto, pari o peggiore di quello consumato dai nazisti con la loro soluzione finale ai tempi di Adolf Hitler. Sarà fatta prima o poi giustizia? Esiste un giudice a Berlino, alle Nazioni Unite o all'interno dell'Unione Europea in grado di fermare un tale crimine? Guardando quel che accade oggi sotto i nostri occhi sembra di no. Forse però esiste la giustizia di Dio. Certo che di fronte a certi crimini nessuno al di là del proprio credo può voltarsi dall'altra parte con indifferenza. Io poi aggiungo di mio, adesso alle 22:18 qui a Radio Science, che la giustizia di Dio, io spero veramente che ci sia, e allora per questi assassini della vita, intendo appunto coloro che sfruttano, che schiavizzano anche i bambini, che inquinano tutto il mondo, che fomentano le guerre, okay? Quindi distruzioni, drammi, famiglie uccise, sterminate, eccetera. Ecco, per questi personaggi che sono, ripeto, assassini della vita, quando ci sarà questa, diciamo così, questa giustizia, quando saranno davanti alla giustizia di Dio, allora saranno stridordidenti, che da parte mia non vorrei essere nei loro panni, nemmeno con il pensiero. Allora, siccome abbiamo, vedo, un po' di tempo, ancora qualche minuto, noi, come vi avevo detto prima, siamo in collaborazione con Radio Servizi TV, io vi sto parlando da Pianeta Oggi TV, della testata giornalistica pianetaoggitv.net. Allora, colgo l'occasione anche per farvi una rapida rassegna stampa delle principali tematiche che abbiamo trattato, pubblicate nella home page. Allora, innanzitutto, ecco, anche noi riportiamo questo articolo che l'abbiamo posto in primo piano, lo sfruttamento minorile, un crimine contro l'umanità, abbiamo appena dato lettura. Poi ancora abbiamo un altro titolo posto in primo piano assolutamente. È sempre dello stesso tema, i bambini schiavi, così l'uomo ha ucciso Dio, perché schiavizzare un bambino è come uccidere Dio. Quindi pensate che razza di peccato che fanno questi personaggi con questi comportamenti.
Dunque, stacchiamo dal primissimo piano, andiamo in taglio medio, medio alto, abbiamo la rassegna stampa a cura di Rosario Moreno, editorialista di Radio 6 UCTV, dal titolo RST Spazio 7, perché in questa rassegna vengono racchiuse le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Poi abbiamo i settimanali a seguire, Pianeta Oggi Reporter, notturni di notte e di parole. Intervista alla pianista Gabriele Civello, realizzata a Favaro Veneto, siamo due passi da Venezia nell'interveneziano, e al termine c'è anche l'intervista ad Enrico Giorgiuti del Cenacolo di Mestre Venezia. Poi ancora abbiamo una news flash, avevamo dato infatti notizia di una triste scomparsa praticamente, perché è morto Paolo Ferrari, un grande maestro teatrale della radio e televisione italiana. Poi a seguire un altro nostro settimanale, che sono quelli che vanno anche sul circuito interregionale terrestre, radio televisivo, Pianeta Oggi Reporter, dunque dal Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, premio Prunola, prima parte, conduce Gianluca Mancuso, noto personaggio artistico e presentatore. Poi a seguire abbiamo la seconda parte, perché diciamo che questo è una lunga trasmissione di Pianeta Oggi Reporter divisa in due. Quindi abbiamo la seconda parte, sempre con la conduzione di Gianluca Mancuso, potete vedere interviste, immagini e commenti. Poi arriviamo a un articolo molto importante a cura della testata Antimafia 2000, dal titolo 'Ndrangheta PM Lombardo a Bild, so di rischiare ma non mollo. Togliere i figli dalle famiglie mafiose per dargli altre possibilità. Poi a seguire La quiete dopo la sentenza, in collaborazione sempre con la testata Antimafia 2000, un articolo scritto dal bravissimo giornalista Saverio Lodato. Poi abbiamo uno speciale a cura di Pandora TV, come ricorderete l'abbiamo accennata prima, questa emittente, questa web TV, che la trovate al sito internet pandoratv, tutto attaccato.it. Poi abbiamo un altro articolo interessantissimo. Mikhail Gorbaciov dice: situazione mondiale drammatica. Un'inattesa conversazione telefonica con il presidente di Pandora TV, Giulietto Chiesa. E noi abbiamo riportato per scritto questo colloquio, che veramente anche qui vi invito caldamente a leggerlo. Poi siamo a taglio medio-basso, legalità, giustizia, informazione, quando parlare cancella il silenzio utile ai poteri criminali. Un bellissimo articolo molto importante a cura di Maria Marzullo, dove si fa riferimento al progetto LEGIN, legalità, giustizia, informazione, proprio grazie alla dottoressa Marzullo, che è anche presidente dell'associazione Terra Matre, sono state realizzate delle conferenze su queste tematiche, dove la nostra emittente ha interagito, che prossimamente infatti potete vedere alcuni nostri settimanali dedicati proprio a questo progetto, LEGIN, ricordo, legalità, giustizia, informazione. Blog terramater.it, se non vado errato, è il sito internet dell'associazione di Brugnera in provincia di Pordenone. Dunque, sono le 22:23. Vediamo se abbiamo qualche altra news interessante da segnalarvi, sempre dalla testata, quindi ritorniamo sulla testata antimafia2000.com. Mi sa che vi abbiamo detto tutto, ecco, se non altro vi ricordo ancora la novità, che la troviamo nella home page della versione televisiva di Antimafia 2000 TV, e qui potete vedere interviste molto molto interessanti. Bene, 22:24, io direi di chiudere qui l'osservatorio Antimafia. Massimo, se mi dai 2 minuti, perché volevo riallacciarmi un attimo al discorso sempre della mafia, no? Perché non saprei come interpretare un articolo che ho letto sul Fatto Quotidiano.
Sentiamo, la vicenda... tanto mi fa piacere, ti vedo anche in video, quindi piacere di vederti. No, perché quello che voglio dire, voglio farmi vedere e vedere la mia espressione, come dico, perché può essere sorridente, però un sorriso amaro, quello che leggo, che ho letto oggi sul fattoquotidiano.it, e riguarda il diciamo il processo Cucchi. Chi non se lo ricorda questo processo, no? Di questo ragazzo che fu ucciso dai carabinieri. E in poche parole, il carabiniere che ha denunciato i colleghi, perché si è riaperto il processo dopo questa denuncia, dice che adesso è costretto a lavorare con loro insieme a chi ha denunciato, e ora devo anche testimoniare, dice, ma ho paura. L'appuntamento, cioè l'appuntato, scusatemi, Riccardo Casamassima è uno dei militari che ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte del geometra romano. Le più alte cariche dello Stato dissero: chissà parli. Io ho parlato, ma sono diventato carne da macello. Lo dice al fattoquotidiano.it, denunciando di aver ricevuto pressioni. Da 2 anni, infatti, è in servizio nello stesso reparto dove lavora uno degli imputati da lui accusato. Il 15 maggio, dice, devo andare a testimoniare in aula, ma non mi sento tutelato, sto valutando cosa fare. Come la vogliamo vedere, cari amici, questa notizia? Cioè, io la vogliamo mettere insieme al calderone mafioso, la vogliamo mettere insieme al calderone, perché sono atteggiamenti. Perché la mafia non è soltanto omicidio, eccetera, è anche un atteggiamento, un modo di fare, no? E penso io, di come ci si comporti. Come vogliamo vederla, secondo te, Massimo, come la vedi sta notizia? Cioè, nel senso, come la possiamo catalogare, ecco? Beh, si può dire tante cose, non è che sia facile subito poter... Diciamo che... di primo acchito ci sono delle situazioni che fanno pensare, quindi motivo di approfondimento. Quindi perché ha paura questo qui a dire, cioè, perché ha questi timori? Perché probabilmente c'è qualcosa di anomalo. È perché lui dice nell'articolo, insomma, sono denunciato, è andata da pubblico ministero, ha messo a verbale i commenti ascoltati in caserma subito dopo l'arresto del geometra romano. Dice, ma adesso che dovrà andare in aula a confermare le sue accuse, insomma, l'appuntato scelto ha paura, il motivo, le pressioni non mancano e io non mi sento tutelato. Lo dice il carabiniere, che da 2 anni lavora nello stesso reparto in cui presta servizio anche uno dei militari che è finito a processo a causa delle sue parole. Su Cucchi tutte le più alte cariche dello Stato hanno detto: chissà, deve parlare. Noi abbiamo parlato, ma siamo diventati carne da macello. Appunto, si è sfogata al Fatto Quotidiano. Allora, io lo so, cioè, ho un certo timore, perché non stiamo parlando di delinquenti, stiamo parlando di forze dell'ordine, cioè, non stiamo parlando, insomma, di una cosca mafiosa. Stiamo parlando di forze dove un carabiniere dice, va a testimoniare, fa riaprire un processo che già era una farsa, quel processo che c'è stato, no? Il processo perché era stato ucciso questo ragazzo, e lui fa riaprire questo processo e cosa fa lo Stato? Lo mette a lavorare insieme alla persona che lui ha, diciamo, avrebbe denunciato. Non riesco. Proprio mi ha lasciato proprio senza parole, basito, mi ha lasciato proprio demoralizzato, possiamo usare questo termine, Massimo? Sì, intanto io ringrazierei in primis i colleghi del Fatto Quotidiano che hanno pubblicato questo articolo che la dice lunga, e quindi, come dire, io non lo so, non ho neanche gli elementi per poter fare un approfondimento, andare lì a intervistare, eccetera. Però sta di fatto che emergono degli elementi strani, anomali, che meritano di essere approfonditi. E allora questo dovrebbe far capire agli ascoltatori
la dice lunga parecchie cose. Quindi da parte nostra potremmo dire, cioè riportiamo anche noi questa notizia, e diamo l'indicazione di questo, dove trovare questo articolo appunto sul Fatto Quotidiano, e lasciamo agli ascoltatori trarre, come dire, le più ovvie conclusioni. Poi chi vorrà approfondire si informerà. Però intanto noi mettiamo in luce questa notizia perché effettivamente fa pensare. Sì, io ho voluto proprio aspettare questo momento, no, di questa trasmissione, per mettere in luce questa notizia, perché qui si parla di processi, si parla diciamo, di un essere umano che è stato ucciso, perché in fin dei conti Cucchi, insomma, alla fine non si è suicidato, forse no. Lo hanno suicidato, no? È quello che è successo su questa vicenda, che non si riesce a capire. Si trova, lo Stato dice chi sa parli, si fanno avanti e poi dopo non vengono tutelati. Questi testimoni devono anche essere un po' tutelati, o mi sbaglio? Questo... Cioè, la mia preoccupazione è quella, perché scusami, io non avrei timore, voglio lavorare insieme a una persona. La storia si ripete. Rosario, la storia si ripete, perché appunto dovrebbe essere queste persone tutelate, seguite, insomma un attimino, ecco, e invece tutto questo non avviene. Stessa cosa, ecco, la possiamo vedere così: i magistrati, ad esempio, di prima linea, come ad esempio Di Matteo, eccetera, cioè dovrebbe essere tutelati, dovrebbero essere, insomma, voglio dire, intanto parlarne molto alla televisione, far capire, andare avanti. Per diverso tempo nel informare gli ascoltatori a che punto sta la lotta contro la mafia. Invece cosa succede? Quando ci sono i convegni, come ce n'è stato uno nel 2015 a Venezia, io porto sempre quell'esempio perché è il più lampante, ma potrei farne tanti altri esempi in altre parti d'Italia, dico quello perché a Venezia c'è stato questo convegno importantissimo alla luce del sole, che tutti sapevano, lungo il Canal Grande, insomma, e non si è presentato nessuna testata. Cioè c'eravamo solo noi, perché noi seguiamo quella che fa parte della nostra linea editoriale, ma tutte le altre testate generaliste dove erano? Allora, perché non essere vicini a queste persone che stanno facendo un lavoro molto importante per lo Stato, cioè non per loro, ma per lo Stato, per tutti noi, ok, e con ottimi risultati tra l'altro, e poi li lasciamo soli, isolati, o persone scomode li mettiamo, li diamo in pasto ad altre situazioni, che così dopo, ecco, che iniziano a avere paura e quindi viene a meno il tutto. Cioè, ecco perché accade questo. Quindi non so, nel caso che tu stavi portando avanti, che stavi appunto citando adesso pochi minuti fa, ma anche questa cosa si verifica anche in altri ambiti. Ecco, questo fa pensare, quindi la storia si ripete in continuazione. E poi un'altra ingiustizia, secondo me, è stata fatta oggi 9 maggio, perché ci sono delle ricorrenze oggi 9 maggio, no? L'assassinio di Aldo Moro, dove i telegiornali ne hanno parlato tantissimo, ed è giusto che sia così, perché perché la storia bisogna conoscerla, insomma, bisogna sempre parlarne e non far dimenticare. Però chi è che oggi, pochi hanno scritto dei giornali o qualcosa dove hanno parlato che oggi è anche l'anniversario della morte, mi sembra che proprio oggi la morte di Peppino Impastato. Sì. Peppino Impastato, ho detto Giuseppe Impastato, che era noto come Peppino, era un giornalista e un attivista, membro di Democrazia Proletaria, e era molto noto perché lui faceva delle denunce contro le attività di Cosa Nostra, e a seguito di queste denunce, perché ci ricordiamo, aveva una famosa radio, e attraverso queste denunce poi fu ucciso dalla mafia. E dalle interviste che ho sentito su Peppino Impastato, sul primo, quando hanno fatto le indagini, pensavano che Impastato si fosse ucciso tentando di fare un attentato o qualcosa del genere. Poi alla fine hanno scoperto che è stato ucciso dalla mafia. E anche questo, perché
due pesi e due misure. Quello che non capisco, cioè quello che non voglio fare, ne hanno parlato tutti, c'è i giornali, il Fatto Quotidiano, anche gli altri giornali che ne hanno parlato, hanno scritto come il Corriere, il GDS di Palermo, che la, in Sicilia è stata ricordata appunto in passato. Sì. Ma se uno va a leggere su questo, su questi due anniversari, che il sondaggio che è stato fatto tra gli studenti, la metà degli studenti non sa chi sia Moro, oppure addirittura su Peppino Impastato hanno detto è un imprenditore, forse sacerdote. Cioè, manca proprio quell'informazione di base che dovrebbe essere data a tutti quanti, non dovrebbe mai essere preclusa, e soprattutto non ricordarci soltanto di queste vicende quando ricorre l'anniversario. L'indagine è stata fatta da scuola.net, scuola scritto con la K, SKuola.net, su 11.000 allievi delle scuole medie e superiori italiane. Meno della metà degli studenti sa che il 9 maggio del 1978 è stato ucciso l'allora presidente della DC, Aldo Moro. Ancora di meno sono quelli che sanno che nello stesso giorno è stato ammazzato dalla mafia l'attivista di Cinisi, Peppino Impastato. Io mi vergogno di appartenere a questo paese, Massimo, che ha questo tipo di informazioni. Ma non solo c'è l'informazione, cioè bisogna capire perché nelle scuole non si parla, non si parli, non si faccia anche questo tipo di formazione, no? Su quello che è successo, sulle tragedie che abbiamo avuto, sulle stragi che abbiamo dovuto sopportare. Ecco, ad esempio, anche il caso delle foibe. Io a scuola, non è proprio da tanti anni che ho finito le scuole, ma del discorso delle foibe, che è un fatto storico, ok, importante, gravissimo, non se ne è mai fatto cenno, zero proprio. Ecco, e quindi anche qui, anche in questi, su questi argomenti, vale la stessa cosa, si ripete un po' il tutto. Purtroppo è così, questi ragazzi poi adesso che sono completamente svampiti con questo smartphone, perché guarda, ero anche oggi in giro con i mezzi pubblici, un colpo il tram, un colpo il pullman, la macchina, eccetera, vedevo c'è un rimbambimento, cioè un rimbambirsi con questi smartphone, cioè tutti quanti in continuazione lì a guardare in qualsiasi momento, camminando, salendo in tram. Cioè, ma dovrebbero guardare anche l'informazione, perché no, questa informazione trovo in internet, capito? Non è un'informazione che me la sto costruendo io. Io sono andato in internet a farmi una ricerca, a vedere, a leggere i quotidiani, a sfogliare i quotidiani in internet, capisci? La cosa che mi preoccupa è questa, diciamo, assenza da parte degli organi che dovrebbero gestire e non veicolare le notizie, ma dare le notizie, darle libere, e poi la gente, come diciamo sempre, si fa una propria opinione. E invece non è così. Invece vai a leggere oggi, vogliono tutti vedere la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, però Peppino Impastato è un sacerdote, insomma, era di Democrazia Proletaria, più sinistra di quello, insomma. Però, oppure prendere ad esame l'attacco, il nuovo attacco fatto da Israele in Siria, ci sono 15 vittime. Ma perché Israele attacca la Siria continuamente? Appena gli Stati Uniti hanno detto che escono fuori dall'accordo con e Netanyahu attacca in Siria, fa 15 vittime. Così. Oppure il giovane 19enne che è morto alla Fincantieri con un carico di cemento di oltre 700 kg gli è andato addosso. C'è un altro morto sul lavoro.
Allora, gente, ci vogliamo svegliare oppure dobbiamo sentire ancora o leggere articoli dove studenti schiaffeggiano i prof perché li riprendono? Cioè, ad Avellino uno studente ha schiaffeggiato il proprio prof perché lo aveva ripresa per manovre con lo scooter. Cioè, siamo a questi livelli, eh? Sì, purtroppo sono le notizie che amaramente ci tocca dare e effettivamente questa è la fotografia che emerge da questo paese. Cioè, qui c'è purtroppo ormai una crisi societaria, una crisi di sistema e quindi credo che fossimo stati in altri tempi poteva anche scappare fuori un colpo di Stato, una dittatura ad esempio. Fortunatamente siamo in Europa e diciamo che queste cose sono un po' forse scongiurate, diciamo, no? Però fa capire la gravità della situazione in cui versa questo paese, insomma, ecco, teatrini politici, stiamo vedendo veramente dei teatrini. Massimo. Non dimentichiamoci il fallimento di una destra e di una sinistra che ogni volta che andavano in campagna elettorale, no, io sono più bravo di te, sistemo tutto, mi ricordo ad esempio Berlusconi, quello che ha tutte le frequenze per le sue televisioni, che diceva sanità, strutture nuove, nuovi posti di lavoro, nuovo qua, nuovo là, poi alla fine abbiamo visto i risultati. Vi è nessuna sinistra che si comporta peggio della destra, e poi arriva il governo tecnico di Monti e abbiamo visto che cosa è successo, non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione. Andiamo avanti, poi c'è stato Renzi che tanto gridare che sistemava tutto quanto, però ho visto che ad esempio la legge Fornero non l'ha ritoccata, ad esempio. Adesso c'è una cosa molto strana, l'accenno solamente, visto che siamo all'interno del programma specifico Osservatorio Antimafia, dopo la sentenza storica, sentenza che i giornali mass media dovrebbero andare avanti a parlare mesi e forse anche qualche anno, cioè quella appunto della tortura Stato Mafia, ci sono state delle condanne ben precise, tra cui anche al fondatore di Forza Italia, il partito più importante d'Italia in questi ultimi anni. Ecco, voglio dire, guarda un po', c'è un silenzio assordante adesso su quella cosa. Come mai? Ecco, sappiamo che Silvio Berlusconi è in Forza Italia, il presidente di Forza Italia, quindi voglio dire, cioè un po', cioè, ci rendiamo conto a chi era andato al governo, mi chiedo, ecco. E allora adesso vedo che sta facendo di tutto per far sì di ritardare questo governo, magari di andare alle nuove elezioni. Domanda, ma allora? Perché, siccome non siamo nati ieri, non siamo scemi, e come mai si fa di tutto per far sì che ci siano questi ritardi, questi caos, questi teatrini, eccetera, eccetera? Cioè, allora, domanda ancora più diretta, perché il Movimento 5 Stelle non deve andare, perché ormai si è capito questo, non deve andare per nessun motivo al governo? Massimo, il Movimento 5 Stelle sembra che Berlusconi abbia dato l'ok, che Berlusconi ha dato un via libera a un governo Lega Movimento 5 Stelle, però gli ha detto Salvini si prende la responsabilità e no alla fiducia. Io dico una cosa solo. Quindi io non riesco a comprendere come un Movimento 5 Stelle possa fare un governo insieme alla Lega. Allora, okay, sono due entità. Cioè, una è vicina anche a Casa Pound, si può dire, no? Cioè, all'estrema destra. Perché non dice mai nulla contro il fascismo, eccetera, no, Salvini. No. Anzi, vogliono portare, vogliono ripristinarlo, quando sembra, no? E l'altro invece è per il populismo. L'unica cosa, ecco, che possono accomunare questi due partiti, movimenti, come lo vogliamo chiamare, è che sono populisti tutti e due. Mm-hmm.
l'unica cosa che può essere questa. Io, però solo... io non vedo un governo Lega Movimento 5 Stelle. Allora, io so solo questo, adesso a prescindere poi se può andare con uno o con l'altro, però quello che io leggo da questa situazione è che qualcuno non vuole assolutamente che il 5 Stelle vada al governo. Molto probabilmente, se tanto mi da tanto, allora hanno paura che, qualcuno ha paura che questo 5 Stelle, che bene o male sono dei ragazzi che vorrebbero sistemare un po' le cose, e qualcuno ha paura che il 5 Stelle inizi a rompere le uova sul paniere, e con questo dico tante cose. Ecco. Massimo, è molto semplice, che stanno tirando avanti e stanno andando avanti così, stanno prendendo già lo stipendio parlamentare, cioè, quindi non è, secondo me l'unica cosa è dire, come ha detto il Movimento 5 Stelle, a luglio andiamo a votare. Quindi... Però io non voglio chi ha un voto in più vinca, io voglio che vinca sempre chi ha il 50 più 1%, perché uno può avere un voto in più, però non rappresenta il, come minimo il 50-60% del popolo, cioè non mi sta bene, io non la vedo così, non la vedo come questa gente possa governare col 17-20%, perché la formazione di centrodestra raggiunge, supera il Movimento 5 Stelle soltanto perché sono uniti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle l'ha preso da solo i voti che ha preso, non so se rendo l'idea, quindi io vorrei sapere perché, e giustamente la poni anche tu la domanda, perché non volete far governare il Movimento 5 Stelle. Lo scopriremo, Massimo. Ah, ma guarda, se tanto mi da tanto, volendo dire qualche parola in più, molto probabilmente verrebbero fuori dei scheletri che qualcuno non vuol che vengano fuori, no? Delle situazioni, per scheletri intendo delle situazioni, ecco, particolari, e di conseguenza bisogna fare di tutto che questi qui non vengano a smuovere i nostri piani, no, questo è il discorso. Quindi ecco che dicevo che non hanno paura, perché altrimenti il 5 Stelle va a rompere il uovo nel paniere, questo è il fatto, e quindi fanno di tutto, e quindi assolutamente silenzio sulla sentenza, perché altrimenti magari poi, ecco, si va a creare un po' un'interferenza, nel senso che poi qualcuno guarda Berlusconi, allora alla fine ha sentito, allora sono sempre pronti, no, a appoggiare tutti quanto la società, ancora di più il 5 Stelle. Questo loro hanno paura, e di conseguenza cercano di tenere assoluto silenzio sulla sentenza, in modo che così, ecco, non vengano fuori strani discorsi, in modo che la gente si dimentica, eccetera, eccetera, no? Poi chissà che cosa sono capaci a tirare su di coprire questo discorso, che c'è stato gravissimo, che alcuni pezzi dello Stato italiano hanno collaborato con Cosa Nostra, e chissà poi cosa si inventeranno per coprire questa cosa qui, per farla passare come una cosa normale, capito? Non è normale una cosa del genere, è gravissima, no. Questo è il punto. E come è grave che tu prima accennavi alla gente che non sa bene le cose, che sono non sono ben istruite, eccetera, eccetera. Ecco, poi leggo qui un articolo che lo trovo su un articolo di Aaron Pettinari, prima l'ho anche citato, quel senso, tra virgolette, della RAI per la trattativa. Dunque, per questo Orfeo dice: film vecchio e inutile, ma oltre 18.000 persone sono d'accordo, però lo vogliono vedere. Cioè, ho firmato anch'io una petizione dove ho detto: no, cavolo, voglio vedere il film della Sabina Guzzanti, dal titolo La Trattativa. Perché questo qua si mette in mezzo e dice: no, non deve andare in onda? Ma se ci sono migliaia di persone che vogliono vederlo, allora voglio dire, la RAI di chi è? La RAI di questi personaggi che sarebbe da invitarli a andarsene via, oppure la RAI è nostra, visto che paghiamo anche, voglio dire, un canone? E non ho capito, se 18.000 persone vogliono vedere questo film, loro sono obbligati a mandarlo in onda, punto. Altrimenti mi domando, ma chi sono queste persone? Mi piacerebbe andare fino giù a Roma a vederli, a fargli delle domande.
passa, vedi Rosario, in questo modo qua viene a meno una informazione, viene a meno un approfondimento, viene a meno una riflessione. Ecco, no, ma certamente. Questo è un esempio pratico, guarda, mi sei venuto ad hoc col discorso, guarda, ti ho portato subito un esempio pratico e da qui poi tante altre cose che non ti dico. E quindi staremo a vedere come hanno fatto questo, staremo a vedere come faranno sto governo, se lo faranno, perché in fin dei conti sul governo Berlusconi ha dato il via libera, però senza dargli il sostegno. Perché sì, mai non vuole il sostegno da parte di Berlusconi. Però l'alleanza con la Lega non viene, non si rompe. Cioè, quindi la Lega è alleata ancora con Forza Italia, fa il governo con i 5 Stelle, però Forza Italia, Berlusconi, non deve partecipare, non deve dare il sostegno. Ma me l'ha spiegata sta cosa, mi prendete per i fondelli? Questi sono i teatrini che dicevo prima. Cioè, stiamo aspettando da 50 giorni, 60 giorni, quante so? Sì, 60. Cioè, siamo senza un governo da... forse diciamo il periodo più lungo che siamo rimasti senza governo. Bene o male, i governi si sono sempre fatti. Ma io non voglio nessun governo di questi qua. Voglio ritornare io personalmente. Voglio ritornare alle urne, voglio andare a votare un'altra volta, perché non mi sta bene che facciano questi tipi di alleanze al governo. Sai cosa perché la Lega è ancora legata con Forza Italia. E sai perché come fa parte l'alleanza con Forza Italia. Ecco, sai come andrà a finire? Hai visto in Friuli come sono caduti i 5 Stelle, no? Ecco, se si va nuovamente a votare, quello che spero, no? Alla fine andrà giù i 5 Stelle e riandranno sui soliti, ok? Ma io credo di no, credo, perché adesso sto aspettando qualche altro sondaggio interessante che dovrebbe arrivare, perché vedrai che adesso arriverà qualche altro sondaggio, perché l'ultimo sondaggio che avevo visto... Lega e Movimento 5 Stelle andavano avanti, Forza Italia perdeva il PD e perdeva Libero Uguale di Grasso, però rimanendo sempre il primo partito da solo, Movimento 5 Stelle, parlando di qualche giorno fa c'è stato questo. In Friuli è stata una cosa, io non mischio mai un qualcosa che è locale con il nazionale, per semplice motivo perché in Friuli bisogna vedere tante altre cose, perché mi piacerebbe sapere se si fosse ripresentata la Serracchiani come sarebbe andata al PD. Invece non l'hanno ripresentata lei. Per ma questo, se tanto mi dà tanto, guarda, alla fine non c'è questo, c'è questo rischio. Non parlare bene della Serracchiani. Ma io comunque per certo, guarda, so questo, che il 5 Stelle dà fastidio, rompe le uova nei panieri, non deve andare su, costi quel che costi. Questo certamente. E staremo a vedere. Staremo proprio a vedere che cosa accadrà. Ma sono curioso di vedere se riescono a fare il governo Lega 5 Stelle con al di fuori, senza rompere, diciamo, l'alleanza con Forza Italia, la Lega, come faranno? Perché mi piacerebbe proprio vedere. Qui secondo me hanno paura tutti di andare a votare, perché non si sa come va a finire dopo tutto questo teatrino. Però io sono sempre dell'idea che l'italiano è uno che vota con la pancia e non con la testa, quindi... quello è il problema anche che dopo... ma è l'unica, vedi Massimo, noi non abbiamo altre espressioni per in politica, cioè per votare un governo, se non è che possiamo scendere in piazza e fare una rivoluzione, facciamo una dittatura oppure mettiamo un governo che ci piace, l'unico modo che abbiamo è quello delle elezioni, democratico parlo io, non violento, eccetera eccetera, quindi, ed è quello che è più giusto,
Ovviamente bisogna vedere come va a finire. Certo. Non lo so. E intanto... Noi diamo appuntamento ai nostri amici che ci ascoltano per la prossima edizione di Osservatorio di Mafia, ma soprattutto per seguiteci per tutti gli trasmissioni speciali che facciamo su diversi argomenti, sia sull'ambiente, sia sulla mafia o su altro, perché seguiteci, perché insomma sono in preparazione anche altre cose molto interessanti, no Massimo? Certo, la nostra linea editoriale è chiarissima, perché appunto noi ci stiamo rendendo conto come il nostro pianeta sta precipitando effettivamente, e poi se uno può mettersi, come dico sempre, la benda davanti agli occhi, vabbè, allora non vede quello che gli dà fastidio, però la realtà è un'altra, noi dobbiamo guardare la realtà, e quindi noi continuiamo a dare spazio a tutte le persone che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita del pianeta, quindi tutela ambientale, come dicevi, la società, i problemi che ci sono, le mafie, ecco, la collaborazione con Antimafia 2000, con l'Osservatorio Antimafia, andiamo avanti di questa cosa, e in questo modo. Ecco, Dulcis, in fondo, no? Diciamo questo, allora chiudiamo dicendo che appunto deve continuare questo silenzio stampa sulla sentenza storica della trattativa, no? Infatti, ad esempio, ecco, e noi per dispetto ne parliamo e continueremo a parlare. A noi sì. Qui ad esempio vedi il direttore generale della RAI, Mario Orfeo, che dice il film della Sabina Guzzanti, La Trattativa, secondo lui è inutile e non si deve trasmettere, no? Ecco un esempio di far silenzio su questa cosa qua, no? Quindi ci sono state migliaia di persone che hanno fatto richiesta di vederlo, subito uno di loro che ha detto no, non si deve mandare in onda. Ecco il giusto titolo, no? Dell'articolo, quel senso, tra virgolette, della RAI per la trattativa, no? Questi sono elementi che le persone, io capisco, sono stressate dal lavoro, perché sono via la mattina e la sera, anche questo fa parte del gioco, no? che è stato del sistema, però purtroppo, bene o male, dobbiamo soffermarci, dobbiamo riflettere, questi sono gli elementi che devono essere letti bene, decodificati, per capire il perché di tante cose. 22:57, Rosario, cosa facciamo? Andiamo in chiusura. Andiamo in chiusura, caro Massimo, dando l'appuntamento ai nostri amici alla settimana prossima con l'Osservatorio Antimafia, però non perdete di vista le altre trasmissioni del nostro network, come tutte le varie trasmissioni che facciamo dal lunedì al mercoledì, diciamo, no? Che con gli ex due compari come trasmissione musicale, oppure di cosa stiamo parlando con Miro, insomma, il lunedì, e a lunedì alterna con il punto di Giovanni Sniaulin, il martedì con Marco Grilli, con la trasmissione Grilli per la testa, per esempio, con la trasmissione Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, insomma, su tutte le nostre dirette, insomma, tutti approfondimenti anche con ospiti, con le nostre piccole trasmissioni, oppure con i notiziari come Istria Oggi, Molti Bucciano Notizie e quant'altro, e per finire con la nuova rassegna stampa che abbiamo iniziato da un po' a pubblicare, 3 edizioni al giorno dal lunedì al sabato, con un'edizione settimanale che si chiama RST Spazio 7, appunto come diceva Massimo prima, quando parlava insomma delle pubblicazioni, e che viene poi anche trasmessa su emittenti in FM e web radio. Ma non ci dimentichiamo di Pianeta Oggi Report, Pianeta Oggi TV, con il settimanale che mandiamo subito in onda già il venerdì, e parte la puntata settimanale, con molti approfondimenti. Ovviamente queste trasmissioni con Pianeta Oggi Report, eccetera, potete seguirla anche sulle varie TV che si trovano sul digitale terrestre,
anche in Calabria con Rete 3 DGS, no, caro Massimo, mi sbaglio? Sì, vero. Arrivare. Quindi seguendoci potete farvi un'idea, noi vi diamo l'informazione, vi diamo il dialogo e potete anche avere un dialogo con noi, parlare con noi di vari argomenti, potete anche criticarci perché nessuno è perfetto in questo mondo, però la nostra informazione serve che il vostro neurone, cari amici, si muova nella vostra testa e non si perda con il Grande Fratello oppure con la partita di calcio, si fa o non si fa, ma soprattutto il dramma che Mediaset mi sembra che ha perso la battuta del campionato, no? Una cosa del genere. Adesso non sono addentro purtroppo ai programmi sportivi perché non li seguo molto, però insomma seguite anche questo tipo di trasmissioni, perché parlare del sociale, parlare della società, parlare della nostra comunità, della comunità sia nazionale che internazionale, e di come noi trattiamo questo pianeta, questa casa che ci ospita in questo universo, bene, sono informazioni utili. Poi dopo voi ci ragionate e prendete posizione. Con questo vi saluto e passo la parola a Massimo Bonella, che è l'ultima è sua, la parola è sua e deve essere sua per quanto mi riguarda. Vabbè, grazie a Rosario, editorialista di Radio Sirius TV, oltretutto ci tiene anche la regia centrale, perché poi Radio Sirius è un network, abbiamo anche altre regie come ad esempio a Modena con Ugo Moreno e anche altri canali come ad esempio Radio Valdichiana, ecco perché ogni tanto prima Rosario ha accennato anche al nuovo notiziario Montepulciano Notizie, perché appunto noi abbiamo un occhio di riguardo in alcuni ambiti regionali, perché ci sono delle piccole web, piccole sono sempre delle web però a taglio locale, che ripetendo il programma della Radio Mare e Radio Sirius poi hanno ovviamente l'attenzione sull'ambito locale. Radio Sirius, tra altre cose, ha anche un'attenzione verso i nostri connazionali che vivono nella vicina regione dell'Istria, come sapete terra di grandi sofferenze, e noi quindi vi teniamo aggiornati anche di tutte le varie iniziative culturali, artistiche, folcloristiche, ma non solo, anche di cronaca che avvengono qui nella nostra vicina regione. Benissimo, detto questo, abbiamo un po' anche parlato di questo progetto Radio Sirius TV, che insieme a Pineta Oggi TV sta andando avanti, sta cercando di dare in tutti i modi il meglio di sé, con nuove idee, nuove proposte, soprattutto ecco, la collaborazione anche con altre emittenti, anche visto che siamo qui all'interno di questo programma che parla di antimafia, anche con Radio 100 Passi, oggi nel web Rete 100 Passi, ecco. A tale proposito saluto anzi anche Danilo, che lo abbiamo sentito l'altro giorno intervistato l'altra mattina a Radio Rai. Ecco, io direi quindi a questo punto di chiudere, sono le 23.03, ringrazio ancora per la riflessione di Rosario Moreno. Dunque i nostri programmi proseguiranno adesso in non stop per tutta la durata della notte, vi invito a rimanere sintonizzati, vi potete trovare della buona musica, musica nuova, ma anche tanta informazione. La musica la teniamo praticamente, che ci fa da ponte, da un programma da riempimento. Da riempimento, esatto, ci porta da un programma all'altro. Benissimo, allora da Massimo Bonella l'augurio di una buona serata, a presto e sempre in sintonia con Radio Sirius TV. Anzi, diciamo così, come diceva il famoso, no? Il famoso Radio Sirius TV ogni sera con te. Arrivederci ragazzi. Arrivederci e un saluto alla regia Modena, perché stasera toccava Modena. Ciao Ugo.